Ciao amici, oggi voglio prepararmi un dolce perché ho questa voglia di dolce. Io sono un pasticcere, anche se sono cuoco pasticcere, diciamo. E ho voglia di farmi le ciambelle fritte. Oh, perché io sono sardo, quelli che noi chiamiamo parafittus. Sono le ciambelle tonde col buco in mezzo con la striscia bianca attorno. Infatti fritti, come vogliamo chiamarli, cose. Cioè, c'ho proprio questa voglia, forse perché mi manca la mia terra madre e quindi abitando in Austria, per ammorbidire questa mancanza mi faccio il parafittus. Let's go to work. O meglio, andato a traballare. Gli ingredienti per questo dolce parafittus sono un po', diciamo, Vabbè, come tutti i dolci, praticamente. Allora, cominciamo dalla farina. Allora, qua ho due tipi di farina. Una farina 00 e una farina Manitoba, proprio per dare una media forza, diciamo. Quindi qua abbiamo 125 g di farina 00, 125 g di farina Manitoba. 25 g di zucchero. g di latte tiepido, il succo di mezza arancia e un cucchiaio di grappa, perché purtroppo non ho l'acqua vite, che solitamente la ricetta del parafittus viene fatta con l'acqua vite. Io userò un cucchiaio di grappa, chiaramente il sale, perché i dolci hanno bisogno anche di un pizzico di sale per risaltare il loro sapore. 2 tuorli, diciamo, andrebbe un uovo intero, ma siccome io ho 2 tuorli che devo consumare, allora uso 2 tuorli. 25 g di burro a temperatura ambiente, la scorza di mezzo limone e di un'arancia e 5 g di lievito di birra secco. Incominciamo a impastare. In una ciotola inseriamo i tuorli e lo zucchero e montiamo fino a che diventano chiare. Sono bianche. Aggiungiamo un mezzo succo di un'arancia, aggiungiamo anche le zeste di agrumi. Ora nel latte tiepido sciogliamo il lievito. Inserisco metà farina. E adesso inseriamo il latte con il lievito sciolto. Adesso inseriamo manualmente la farina. Aggiungiamo la grappa, il cucchiaio di grappa. E adesso inseriamo il burro. È il burro a temperatura ambiente. Adesso impastiamo a mano. Thank you.
impastiamo a mano adesso per 10 minuti in modo da ottenere un bel panetto liscio. Chiaramente se voi volete farlo con la macchina, impastatrice, fatelo con l'impastatrice. Io, siccome per adesso non ho ancora un'impastatrice qua in Austria, quindi si lavora di gomito. Ecco qua il nostro panetto, guardate qua. Adesso lo mettiamo in una ciotola con la pellicola e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. Eccoci qua dopo 2 ore, dopo che ho coperto il pasto, guardate qua, guardate come è lievitato, bello 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 bello. Adesso adesso facciamo le ciambelle. Voilà, fantastico. Adesso praticamente facciamo la spoglia di 1 cm e dopo ci ritagliamo le ciambelle delicatamente, così non perdiamo delicatamente, ci mettiamo sopra un foglio di carta forno. Adesso ricopriamo con la pellicola e lasciamo lievitare fino al raddoppio, diciamo, quindi un'ora, un'ora e mezza. Le ciambelle sono pronte per la cottura, guardate qua, l'olio è pronto.
Cosa posso dire? Guardate qua che spettacolo. Cosa posso dire? Guardate qua che spettacolo. My friend, look this. Very delicious. Very incredible. Grazie per aver visto il mio video. Mi raccomando, mettete un bel like sul video che aiuta l'algoritmo di YouTube a far crescere il mio canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Auf Wiedersehen dall'Austria. Al prossimo video.